Siamo in presenza di una vera e propria emergenza. La cosa riguarda trasversalmente tutte le province e la cosa ovviamente ci preoccupa in modo particolare, soprattutto per le persone anziane, che sono costrette magari a fare chilometri per rivolgersi al proprio medico oppure rivolgersi al pronto soccorso o alla guardia medica. Insomma, una situazione che rischia di diventare esplosiva. Noi riteniamo che la regione debba essere molto molto più incisiva rispetto invece a quanto è stato fatto fino ad oggi. Le borse di studio affinché i medici possano appunto diventare medici di medicina generale sono attualmente assolutamente insufficienti, così come bisogna spingere in maniera decisa e determinata per le aggregazioni dei medici di medicina generale. E inoltre è necessaria una maggiore integrazione non burocratica, ma prettamente sanitaria tra i medici di medicina generale e la struttura pubblica, le ULSS in modo particolare.